caloroso benvenuto a questo recital che vede protagoniste due nazionali nella cornice ufficiale più prestigiosa possibile. Il loro estro è innegabile. Ci saranno in campo i talenti più notevoli dei rispettivi paesi. E allora preparatevi, perché ne vedremo delle belle in questo incontro. Signori, seduti, si alza il sipario. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore. E la palla entra in rete! Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Prova il tiro! La sfera entra in porta! Da lì e senza difensori, a impensierirlo, sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Si riparte, di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. L'appoggio sulla fascia. Abate recupera un pallone importante. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? E passa! Occhio al tiro! Altra occasione! E c'è il gol del Milan! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Savo Castiglieco ha realizzato due gol in questa competizione. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Rimonta meritatissima, ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Chance per tirare, infilza il portiere. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Sono 4 per lui in questa competizione. E ora ci sono 2 gol a dividere le squadre. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Sì, mette il turbo, vuole la profondità. Drone scatta verso il pallone, sul filo del fuorigioco. Ecco che parte il cross. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Trappola del fuorigioco. E non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Sulla fascia, è libero. Si libera la grande. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Prova il filtrante. Cialanoglu raccoglie un passaggio dalle retrovie. Traversone, occasione da rete. E c'è ancora un gol! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Cutrone sapeva già dove sarebbe arrivata la palla. Questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. E con questo arriva a quota 5 in questo torneo. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va. E
arriva alla fine del primo tempo. Dopo il tè caldo si tornerà in campo. Non mi aspettavo nulla del genere, a essere onesti. È stata una gara entusiasmante ma imprevedibile, e credo lo sarà anche nel secondo tempo. Difesa in difficoltà visto il numero dei gol di questo primo tempo. Certamente non sono mancati errori ed emozioni. Iniziano i secondi 45 minuti. Trone potrebbe anche arrivare alla tripletta oggi. A giudicare da quanto abbiamo visto finora, direi che ce la può. Tenta la conclusione. Il pallone è dentro. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Se ne va. Prova con il tocco basso. Che sì. Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico della squadra. Se si abbassano... È tutto solo davanti a Biglia! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Montolivo avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Allarga il gioco. Savo Castiglieco scatta verso il pallone. C'è il tiro! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Ne segnano un altro e adesso piove sul bagnato. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. Partita saldamente nelle loro mani. Montolivo si spinge in avanti sulla destra e passa. Montolivo, pallone verso il palo, qui deve tirare, ci mette una pezza, dal tiro e il portiere dice di no. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottima pressione la sua, palla recuperata, riceve il passaggio. La butta via e fa respirare la difesa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Savo Castiglieco fa tutto da solo. Va in rete! Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chissà e di chi scende. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Riceve un pallone interessante. Provano a partire in velocità. E trova il compagno. Si avvicina alla porta. E ora un duello tra lui e il portiere. È un grande riflesso qui. Il portiere dice di no. Il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Spazza via. Ottimo.
un'ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Si libera la grande. Grande slalom. C'è un giocatore in difficoltà. Sì, sembra doloroso. Vediamo se riesce a continuare. Pare riesca a continuare. Speriamo regga. Che sì, di forza. Savu Castiglieco, finora ha già segnato due gol, prova la giocata nello spazio. Attenzione, buona, in gioco, colpisce. Il portiere si oppone. Ottimo intervento del portiere. Libera tempestivamente. Conclusione, e c'è la rete. E adesso sta diventando un'umiliazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta. Finisce così, non c'è più tempo. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria, hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Il Milan ha messo in mostra tutta la qualità dei suoi effettivi. Non ha mai dato l'impressione di perdere il controllo della gara, prendendosi una vittoria comoda. È finito il tempo a nostra disposizione.
Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Gli avversari non stanno attraversando certo un buon momento. Nelle ultime tre partite hanno racimolato il desolante bottino di 0 punti. Sì, non è un periodo felice, soprattutto dal punto di vista della forma fisica. Credo che a molte squadre non dispiacerebbe affrontarli in questo momento di difficoltà. Vedremo se oggi riusciranno a cambiare la direzione del vento. Ma temo che potremmo benissimo assistere alla quarta sconfitta. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Birsa riesce ad allontanare. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Ottimo disimpegno, fondamentale. Rimessa battuta male, gli avversari ne approfittano. Provano a ripartire da dietro. Il Chievo Verona sfrutta tutto il campo con questi movimenti verso l'esterno degli attaccanti. Sì Fabio, ma non sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. E perché? Perché sacrifichi troppo gli attaccanti, li allontani troppo dall'area di rigore. Certo, attirando i difensori sull'esterno crei spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttare. Se ne va. Traversone di Çalhanoğlu. La butta via e fa respirare la difesa. Può colpire. La palla va sul palo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Passaggio sulla destra. È libero di creare pericolo. Abate, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Cerca il tiro. Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Andrea Bertolacci avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Lungo passaggio in avanti. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Si libera la grande. Grandissima azione. Pallone dentro. Tocca con la testa. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Che sì. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Giaccherini. E passa Georgevic in posizione per il cross, la mette dentro, colpisce e c'è gol del Chievo. Prima rete per il Chievo. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Sirgomì, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così.
Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Il Milan ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma... Eh sì, trova la rete! Hanno trovato la parità. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Male la difesa. Non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione. Non possono lasciarle arrivare a un passo dalla porta. Si riparte di nuovo in parità. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Savo Castiglieco tenta la fondo sulla destra. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per lui. Aveva allungato il passo come una gazzella, ma è arrivato forse un po' stanco al tiro. Libera tempestivamente. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Georgevic. Hanno ottenuto un fallo laterale. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Il Chievo Verona fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Provano a partire in velocità. Si libera la grande. Mette in mezzo il tram. Attenzione! La toglie dalla porta! Bertolacci! C'è il tiro! Ottima parata del portiere! Si libera della palla ed evita complicazioni. Il Milan si lancia in avanti quando manca poco al termine della partita. Palla intercettata. C'è la palla lunga in avanti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Se ne va. Prova la giocata di fino. Birsa. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Può andare! È un grande riflesso qui! Bella parata! E questa è un'altra grandissima parata. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Vuole tirare. Tomovic sbroglia la situazione. Occhio che prova. Il portiere dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Spazza. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Si chiude in parità, tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara? Il Milan non ha espresso tutto il suo potenziale oggi. Sono apparsi un po' svogliati e in questi casi è difficile far valere soltanto il talento per vincere.